Il comune di Siderno, dopo il rinvio del confronto dello scorso 9 novembre per inderogabili impegni istituzionali, ha portato a termine un incontro con l'ingegner Domenico Pallaria al comune di Siderno. Alla sala del Consiglio Comunale di Siderno, il confronto tra Pallaria e i sindaci della Locride è stato incentrato sul discorso della creazione di un possibile digestore che possa agevolare il processo di diffusione della raccolta differenziata tra i comuni del comprensorio. Quel che è certo è che a Siderno non è prevista nessuna revoca dei finanziamenti per la differenziata, bisogna solo mettersi al passo con la burocrazia. Infatti sembrerebbe che nel mese di giugno fosse stato inviato dalla Regione un primo avviso per avere rendiconto delle spese per il conferimento dei rifiuti da parte di alcuni comuni del comprensorio. Vista la piena collaborazione della città di Siderno, i funzionari della Regione Calabria hanno dato disponibilità a dare assistenza tecnica utile a recuperare la documentazione mancante. Così, entro l'inizio della prossima settimana, sarà ritirato il provvedimento di revoca. L'impianto è nato non per come impianto di compostaggio. Poi, le vicende che si sono verificate in Calabria hanno portato questo impianto a essere trasformato in impianto di compostaggio che non regge, perché la puzza non fa piacere non solo a sedere nel luogo che sono vicini, non fa piacere ai cittadini, ma non fa piacere nemmeno ai comuni vicini, perché l'unica speranza che noi abbiamo è di aggrapparci a una politica ambientale che tenga veramente mare pulito, che la fognatura funzioni e che tutte queste possano funzionare, tutte queste cose. Adesso sappiamo che c'è un'attività, è stato fatto intanto e non mi pare che c'era l'attuale giunta, questo per puntualizzare, non voglio creare responsabilità, non sono alla ricerca di responsabili, ma non mi pare che l'attività, cioè il finanziamento della rivisitazione dell'impianto di Sarleo per come richiesto per trasformare l'impianto di compostaggio sia stato stanziato, questo finanziamento non c'è. Sono state recentemente cambiate i due motori, non sono sufficienti, qua siamo tutti ingegneri, sappiamo benissimo, al di là delle specifiche specializzazioni, che non basta la sostituzione di un motore perché si perfeziona tutto il sistema di aspirazione all'impianto. Detto questo, noi proponiamo come Siderno, come Locri, come comune del circondario, che l'impianto di Sarleo, fino a quando non si faranno le nuove strutture di cui parlerete, venga individuato come un impianto di conferimento dove l'umido potrà essere trasportato o Bazzano tutto assieme, non singolarmente il comune di Siderno, di Locri, di Orcella, di Cavologna, che ci sia un impianto di stoccaggio per l'umido e l'umido sostanzialmente deve essere portato poi verso Bazzano. Perché se no noi questa cosa non la reggiamo e non vogliamo assolutamente finire a bussare alle porte dei procuratori per un qualcosa che sostanzialmente darebbe fastidio a noi, darebbe fastidio alla Regione, darebbe fastidio a tutti. Non vogliamo speculazioni. L'azione della Regione è su tre punti fondamentali. Il primo è quello della raccolta differenziata, è un discorso a parte. La raccolta differenziata, in questa zona ne abbiamo parlato moltissimo pure con Nico Tucci, che sta in maniera volontaria, come altri ragazzi sparsi nel territorio regionale, ci sta dando una mano per supportare, per dare una mano per ottimizzare il discorso della raccolta differenziata. Abbiamo avuto modo di parlare pure con il Presidente dell'Occhio d'Ambiente tempo fa, con cui ci si deve vedere per mettere a punto delle questioni, con cui quindi ne parliamo pure di questa cosa con i soggetti competenti allo stato attuale. Ma l'altro punto essenziale è quello di accelerare sulla costruzione della nuova impiantistica, una nuova impiantistica che è a favore a valle della raccolta differenziata per ottemperare quello che è un obbligo della direttiva europea, che è quello del riciclare, del recupero e del riciclo al 50%, assolutamente da ottenere entro un determinato periodo, e quindi c'è l'esigenza oggi di accelerare anche con la costruzione di questi impianti. Ma la costruzione di questi impianti presuppone una condivisione totale con l'amministrazione. Guardate, io ho colto anche un'occasione, io devo dire, perché lo dico sempre, il mio maestro, se io mi trovo in una determinata posizione, una determinata situazione, anche con un bagaglio, lo devo all'ingegnere Fuda.
quindi cioè, per me è il mio maestro, cioè, siccome l'impianto pure è a Sederno, non vedo come non ci possa essere una, sapendo la capacità sua, e quello è quell'occasione migliore per partire da Sederno proprio, per fare un discorso di condivisione e di accelerazione delle procedure realizzative. Vogliamo fare un attimino una riflessione su quello che è successo in Calabria, ma guardate, credetemi, succede anche in Toscana, dove io risiedo in questo momento, abbiamo fatto gli stessi bilanci, la stessa cosa in Toscana. In Calabria nel 2013-2014 il bilancio generale dei rifiuti è questo: abbiamo prodotto 122.000 tonnellate di raccolta differenziata, siamo riusciti a fare a livello regionale, poi abbiamo gli urbani residui, quello che rimane dopo la raccolta differenziata, 710.000. Sapete qual è il discorso? Che alla fine di tutto questo ragionamento il 70%, grosso modo 68-70%, è andato a finire in discarica. Quindi noi abbiamo un sistema organizzativo, ripeto, non è un problema della Calabria, c'è un problema anche della Toscana, non conosco altre regioni da questo punto di vista, quindi il 70% va a finire in discarica, secondo questo modello. Quindi è chiaro che bisogna cambiare il modello organizzativo e anche operativo degli impianti.